Diciamo Santo Rosario per la Madonna di Lourdes. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Lourdes, dona al mondo la pace. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Lourdes, dona al mondo la pace. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Lourdes, dona al mondo la pace. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Lourdes, dona al mondo la pace. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione di Maria in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madonna di Lourdes, dona al mondo la pace. Nel quinto mistero glorioso contempliamo Maria incoronata regina nella gloria degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente, piangente, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per il Papa e per tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ai nostri morti l'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda sia la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Ai nostri angeli custodi, angelo di Dio, che sei stato il nostro custode, illumina, custodisci, regi, governa noi, che ti fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Thank you.
ci alziamo e incominciamo la Santa Messa con il canto. Primo fiore di santità, il Signore vive in te, splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvatore. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, come stella tu brillerai per chi cerca il Signor, guida sicura trova in te ogni discepolo di Gesù. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Celebriamo insieme questo pomeriggio la memoria della Beata Maria, Vergine di Lourdes. E iniziamo insieme questa celebrazione con un'immagine. Se dovessimo immaginare come un papà o una mamma esprimono il loro amore nei confronti dei propri figli, sicuramente alla nostra mente vengono queste immagini, l'immagine del bacio, la mamma o il papà che baciano il proprio bambino, oppure ancora l'immagine dell'abbraccio, il papà e la mamma che abbracciano il loro bambino. Ecco, allo stesso modo, oggi, insieme, all'inizio di questa Eucaristia, vogliamo sentire il bacio di Dio, vogliamo sentire l'abbraccio di Dio nei confronti di ciascuno di noi. E allora con questa fiducia chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che dal peccato risorgiamo a vita nuova. Per Lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: o voi tutti assetati, venite all'acqua; voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Dio compia per te queste cose, a tua perenne esaltazione, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Alleluia! Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni, Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Celebriamo oggi appunto la
memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, celebriamo anche la 30ª giornata di preghiera per tutti gli ammalati. E a questa giornata, questa 30ª giornata, come ogni anno, Papa Francesco ha voluto dare un tema, un titolo potremmo dire, che è questo: siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli. Siamo invitati in questa giornata a fermarci sulla misericordia. La misericordia di Dio. Vi dico subito un aneddoto che mi riguarda personalmente. Nel lontano 1980 ero in seminario. Ero in seminario e quell'anno, 1980, Giovanni Paolo II scrisse l'enciclica Dives in Misericordia, dove parlava appunto della misericordia di Dio. E allora io ero un giovane seminarista, avrò avuto 17-18 anni, ma ricordo ancora con estrema precisione il fatto di aver letto quell'enciclica, e quell'enciclica mi aiutò ad avere un'immagine diversa di Dio. E in modo particolare è proprio da lì, da quell'esperienza, da quell'approfondimento che feci allora, che compresi che la parola che meglio ci parla di Dio non è la parola onnipotenza, cioè che Dio è onnipotente. No, non è questa. Ma la parola che più di ogni altra ci rivela, ci svela, ci aiuta a entrare nel mistero di Dio è proprio questa: misericordia. La misericordia di Dio. Potremmo addirittura dire che tutta la storia della salvezza è un cammino graduale, progressivo, di generazione in generazione, per entrare nel mistero di Dio attraverso questa porta, la porta di un Dio misericordioso che ci attende, che ci sorprende, che ci accompagna, che ci guida, che ci sostiene. Ma ancora di più, se dovessimo rivolgere questa domanda a Gesù: Gesù, parlaci di Dio, parlaci di Dio, rivelaci il volto di Dio. Secondo voi, che cosa risponderebbe Gesù? Che cosa ci direbbe oggi Gesù? Se non ripeterci ancora una volta la parabola del figlio al prodigo, la parabola del samaritano, in definitiva, Gesù ci svela il volto misericordioso di Dio. Dio è amore. Un amore che supera tutte le nostre condizioni umane. Dobbiamo ricordarcelo bene sempre, anche se sei il peccatore più incallito sulla faccia della terra, anche se nella tua vita continua a ripetere sempre i medesimi peccati,
Non pensare nemmeno per un solo minuto che Dio non ti ama più. Anzi, Dio ti ama di più. Non pensare che se la società in cui vivi, perché sei anziano, perché non produci più, perché non sei più utile alla società, perché sei ammalato . Ecco, se la società ti scarta, non pensare nemmeno per un minuto che Dio ti scarta. Dio ti ama. Ricorre tantissime volte nei Vangeli il gesto che Gesù spesso e volentieri compie nei confronti delle persone che incontra, e in modo particolare nei confronti delle persone bisognose, malate che incontra. Ed è l'azione del toccare l'ammalato, del toccare il cieco nato. Ecco, questa azione di Gesù è un segno concreto, visibile, tangibile della misericordia di Dio. Dio non ci ama a parole, Dio ci ama perché ci tocca nella nostra vita, ci tocca nei nostri incontri, ci tocca sulla nostra pelle, sulla nostra carne, con le nostre fatiche, con i nostri dolori, con le nostre gioie. Dio ci tocca con tutta la storia nella quale siamo immersi. Dio ci tocca con la natura, con gli avvenimenti della natura. Dio ci tocca, ma ci tocca non per punirci, per castigarci. Dio ci tocca perché si interessa a noi, perché ci ama. E allora, come dicevo all'inizio di questa celebrazione, sentiamo davvero su ciascuno di noi il bacio di Dio, l'abbraccio di Dio. Perché Dio ha solo questa cura, ha solo questa medicina. È la cura e la medicina della misericordia. È bella l'espressione che recitiamo nella preghiera del Magnificat. Quando leggiamo che la misericordia di Dio si manifesta di generazione in generazione. Quelli che sono venuti prima di noi, i vostri figli, i vostri nipoti, nel giorno in cui rinnoveranno la loro amicizia con Dio, incontreranno questo volto di Dio, il Dio della misericordia, perché la misericordia di Dio attraversa la storia, attraversa l'universo, attraversa generazione dopo generazione.
dopo il Vangelo. Te beata Maria che hai creduto nell'adempimento della parola del Signore. Rivolgiamo con fiducia al Signore le nostre preghiere attraverso l'intercessione di Maria, dicendo: ascoltaci, Signore, per Maria. Per la Chiesa in cammino nel mondo, perché mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annunzia, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, per Maria. Per quanti vivono il mistero del dolore, perché uniti con la Vergine Madre attingano consolazione e speranza alle sorgenti del Salvatore, preghiamo. Ascoltaci, Signore, per Maria. Per quanti si dedicano al servizio dei poveri, dei malati e degli anziani, perché come Maria in visita a Santa Elisabetta siano il segno della sollecitudine di Cristo verso i fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore, per Maria. Per noi qui presenti, perché invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, attingiamo da lei il dono della perseveranza, fino al giorno del luminoso incontro con il suo Figlio nel Tempio della Gloria, preghiamo. Ascoltaci, Signore, per Maria. E ora viviamo insieme il rito comunitario dell'unzione degli infermi. Per l'imposizione delle nostre mani, infondi, o Padre misericordioso, in questi tuoi servi i tuoi doni di grazia. Apri i loro cuori ad accogliere con fede il tuo mistero d'amore. Concedi con larghezza il tuo perdono. Largisci serenità e pace, perché sorretti e difesi dalla tua presenza, quando sarà compiuto il tuo disegno di salvezza, possano raggiungere il regno promesso con Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora alle invocazioni risponderete: gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, o Dio Padre onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo Figlio. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio Figlio unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio Spirito Santo Paraclito, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza. Gloria a te, o Signore. Signore, questi nostri fratelli che ricevono nella fede l'unzione di questo santo olio, vi trovino sollievo nei loro dolori e conforto nelle loro sofferenze. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora recito la formula dell'unzione degli infermi, che poi non ripeteremo durante la celebrazione, ma che si vuole raggiungere il cuore e la vita di ciascuno di noi. Per questa santa unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Amen. Thank you.
Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'invito del Signore, scambiamoci un saluto di pace. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo, perché sull'esempio di Maria, Madre di Dio, sappiamo ascoltare e custodire la tua parola, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, fiore germinato da un grembo virginale, seguendo il tuo disegno d'amore ha liberato il genere umano, condannato fin dall'origine a causa del suo peccato. Avevi creato l'uomo mediante il tuo Figlio e nel medesimo Figlio, fatto nostro fratello, tu lo hai riportato a nuova vita. Il demonio, che aveva vinto in Adamo la fragile nostra natura, per l'incarnazione di un Dio, dalla nostra stessa natura viene giustamente sconfitto. Per questo mistero di grazia si allietano gli angeli e adorano perennemente la gloria del tuo volto. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci per elevare a te, o Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode. Santo, santo, santo il Signore. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. O sacro convito di Gesù Cristo, ci nutri, sei viva memoria della sua sola famiglia, ci rivolgiamo a Dio, Padre, di tutti gli uomini. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma ascoltando la parola io sarò salvato. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure, alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù. Oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai. Sei speranza solo tu. Sia lode a te. Sperare l'uomo che muore, solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù. Oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai. Sei speranza solo. Sia lode a te, pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio, in nessun altro il mondo si salva, solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù. Oggi e sempre tu sei speranza solo tu, sia lode a te, vero maestro, chi segue te accoglie la croce, nel tuo Vangelo muove i suoi passi, solo in te pace e unità. Sei speranza solo tu, sia lode a te, pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, sazi la fame di ogni credente, solo in te.
sei speranza solo tu. Un caro saluto e una preghiera a tutti voi, in modo particolare alle persone ammalate, alle persone un po' inferme che hanno desiderato partecipare a questo momento di preghiera comunitaria. E la nostra preghiera si allarga proprio per voler raggiungere anche magari quelle persone, quegli ammalati che ci stanno seguendo attraverso la televisione, con il canale YouTube della parrocchia. E preghiamo anche appunto per tutti quegli ammalati, quelle persone che soffrono, che sono a casa, che sono in ospedale. Vogliamo essere vicini attraverso proprio questo stile della misericordia. Come Dio ci ama, come Dio è misericordioso nei nostri confronti, allo stesso modo noi dobbiamo manifestare misericordia con un'attenzione, con un pensiero, con una preghiera nei confronti di tutte quelle persone che nel corpo, nello spirito soffrono, perché in questo modo si costruisce la civiltà dell'amore. Preghiamo. O Dio, che in questa celebrazione a onore della Beata Vergine Maria ci hai nutrito dei tuoi sacramenti, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Buon pomeriggio a tutti. Grazie altrettanto. E l'ora che vi...